Buongiorno, ciao, con questa visuale, tutto appiccicato perché l'ho appena pulito, che siamo usciti fuori, ovvero? Comunque oggi sono di Fast and Furious, ve lo dico, quando inizio così purtroppo è la fine. Io sono una fan delle saghe di film e Fast and Furious è una di quelle, e quindi quando inizi appunto la saga poi devi continuare anche gli altri, perché giustamente sennò ti rimane, no, il groppone qua. Su Prime non è che ci siano tutti, quindi ho detto vabbè, iniziamo da qualcosa. E questo qua è il quinto. Non fate caso ai miei capelli che sono rossi, spero di riuscirli in qualche modo a sistemare. Comunque stamattina mi sono svegliata, stavo malissimo, e poi mi sono ricordata che mi doveva venire il ciclo, quindi vado al bagno e tac, puntuale come un orologio svizzero, il corpo, le sensazioni non mentono. Quindi mi sono ordinata il pranzo, ho ordinato questo. Voi direte, che cos'è? Il nome coreano non mi ricordo, sinceramente non c'ho neanche voglia di starlo a cerca. Semplice, riso, uova, alghe e pollo. E poi ho preso un gimbap che però non mi piace, forse avrei dovuto prendere quello col tonno. E invece questo qua, ci hanno messo tutte queste salsette sopra che vabbè, dovrebbe essere con il granchio fritto, ma io ci vedo dentro più cavolo che altro. Questo è il pezzetto di gambero fritto. Prima di iniziare qualsiasi altra cosa facciamo la skincare, vi devo mostrare un nuovo prodotto perché è la mia vita. Essendo che ho la pelle molto chiara, con poche imperfezioni, ma come vedete tante macchioline, questo è il prodotto della mia vita. Infatti è ottimo per schiarire le macchie, se avete iperpigmentazione, se magari la pelle è poco uniforme e un po' opaca, la va a illuminare. E sto parlando di questo prodottino qua. Questo qui è il nuovo siero alla vitamina C di Yepda. Lo sto provando da un po' ed è pazzesco. Tra l'altro ha un pack molto funzionale, perché svitando qui, una volta che avete finito il prodotto, potete semplicemente cambiare il booster, che infatti arriva in questo modo e si può semplicemente ricambiare. Essendo un prodotto nuovo, sono sicura che molti di voi ancora non lo hanno, e questo è un ottimo prodotto da avere nella vostra skincare. Quindi se lo volete provare, mi hanno dato un super codicino sconto che trovate qui sotto nell'info box, e si assorbe anche molto velocemente sulla pelle. Ovviamente dopo mettiamo protezione solare e tutto. Spero veramente che lo proverete, perché io fatico sempre a trovare dei sieri alla vitamina C che mi piacciono. Questo mi sta piacendo veramente veramente tanto, e soprattutto vedo un netto miglioramento sull'azione appunto delle macchie. Ho trovato il mio bel da fare oggi, perché ho chiesto a Rosalba, visto che lei si è trasferita da pochissimi giorni, se potevo andarla a trovare domani. Sono molto curiosa, molto curiosa. Quindi cosa mi è venuto in mente? Avevo preso queste banane. In realtà qui in Corea, col fatto che la carta igienica costa tantissimo, si usa regalare la carta igienica appunto quando ci si trasferisce in una casa nuova. Però noi siamo italiani, facciamo all'italiana. Quindi appunto avevo queste banane, mi è venuto in mente di fare una tortina. Tra l'altro super light, super leggera, come piace a lei. E quindi ho fatto questa in friggitrice ad aria, che è appunto la tortina di banane, fiocchi d'avena e cioccolato. Quindi ho fatta una e qua ce n'è un'altra, che ho fatto prima che si sta raffreddando. Perfetto, la lascio e domani gliela portiamo. Ami qua è pronto per fare la nostra seconda passeggiata, perché ve l'ho detto che sto cercando di portarlo di più, almeno quando sto a casa. E poi mi sto guardando la puntata di Ciao Darwin, giusto per fare qualcosina. Buongiorno, stamattina ho già fatto la mia skincare. Ho portato fuori Ami. Visto che è un po' nuvoloso, non vorrei che dopo inizia a piovere, così adesso posso iniziarmi a preparare e andare a casa di Ross, come vi ho appunto spiegato. Tra l'altro mi è arrivato anche l'ordine che ho fatto ieri da Coupang, ma in tutto ciò io pensavo fosse un terzo di quello che mi è arrivato, perché pensavo che il pane fosse quello normale, e invece mi è arrivato il filone gigante. Cioè, chi le mangia tutte queste fette di pane? Cioè, 24 fette di pane. Va bene. E poi io pensavo di aver ordinato una sola Nutella, invece si vede che, non lo so, ho cliccato male. Infatti mi sembra un po' altino il prezzo, però non ho controllato, perché poi io faccio queste cose a orari improponibili come al solito. E me ne sono arrivate 3. E quindi, vabbè, pane e Nutella per i prossimi 2 mesi praticamente. Non è vero, spoiler, finiranno forse in 2 settimane. Così, giusto per dire. Poi, lo sapete una cosa? Ogni tanto su Coupang, quando ordinate le cose principalmente fresche, vi arrivano con questa,
che infatti queste buste, non so neanche come chiamarle, questi contenitori, li trovate a volte pure in giro tipo per strada, perché magari i negozi ordinano qualcosa e poi li lasciano fuori per il ritiro. La prima volta che ho ricevuto questa box non capivo come cacchio farla venire a riprendere, cioè pensavo che magari loro avessero tutte le localizzazioni dove lasciavano e li venissero a riprendere tipo la sera, no? Poi effettivamente mi sono detta, mi sembra un po' strano, fammi controllare, e infatti sull'app di Coupang c'è proprio una sezione, quando avete uno di questi pacchi nell'ordine, che vi permette di organizzare il ritiro di questa box, quindi non lo so, piccolo tip, lo sapete se mai vi dovesse capitare. Sono arrivata e devo capire perché comunque vado a vedere, lo sanno, non sto scherzando, anche l'altra casa c'è sempre vicino una sede di Ana Bank gigante, che è la nostra banca, e niente, comunque mi ha appena scritto che si è appena svegliata, bellissimo. Quindi allora in realtà mi ha detto che sua casa è su una piccola rapida collinetta, quindi farò la collinetta e poi magari farò quando dobbiamo rifare. La mia amica non mentiva quando mi ha detto che c'è una salita. Quella è la salita. Non si può fare sta cosa, in più col ciclo mar di schiena non c'ho più l'età, raga. Io vado B26, io sono quasi 30, non so se spiego. Siamo già passati da Olivia, abbiamo fatto tutto. Che lei mi ha detto, no aspettami, aspettami, io stavo a metà di questa salita quando me l'ha detto, quindi meno male, me la sono fatta solo metà. Quindi ora vedo la casetta, vedo i miei piccoli nipotini, mangeremo qualcosa, visto che io non ho neanche pranzato. Buongiorno ragazzi. Allora, mi ero completamente dimenticata come fosse avere i capelli ricci barra mossi e effettivamente andare a dormire così, perché ieri sono uscita dalla doccia, sono stata un po' con i capelli bagnati sul divano, quindi erano, sapete quando sono tipo quel mezzo asciuttino, quindi era troppo tardi per farli direttamente stirati. Ho detto vabbè, semmai ci passo domani con la piastra, e si stavano cominciando a formare i riccetti, quindi li ho asciugati proprio così, e questo poi è il risultato, perché per andare a dormire ho fatto la mia solita treccia. Il volume è bello, cioè il volume è stupendo, il problema è che essendo che io ho appunto i capelli ricci mossi, ma non li porto mai ricci mossi, avendo fatto decolorazioni, tinte e robe varie, capite bene che il mio riccio non è più definito come se fosse stato tenuto bene, naturale, tutta la vita. Però sapete cosa ho notato? Che se li lascio asciugare appunto naturalmente il riccio mi si forma, quindi non si è rovinato effettivamente più di tanto. Tutti mi dicono sempre, sei benissimo, tieniteli, va. Ma magari non così, perché insomma, ripeto, mi sono pure appena svegliata. Però tutti mi dicono sempre, oddio, sei benissimo, io li odio. Io li odio perché non ho il controllo, e non avendo il controllo in generale mi dà fastidio. Il fatto di non poterli pettinare, il fatto che dopo un po' il riccio si rovina e devi stare lì a riprenderlo, non fa per me, ragazzi. Ci ho provato ma non fa per me. Comunque vabbè, bando alle ciance, vi faccio vedere adesso cosa mi sono preparata ieri sera per colazione, perché era da un sacco che mi preparavo la colazione in anticipo, però volevo provare una cosina che avevo visto online. E poi oggi devo andare a fare una cosa, quindi cerco di portarvi, di farvi vedere barra non vedere, perché è sempre il progetto segreto, però vi faccio vedere appunto che vado a registrare una cosa. Vi ho già messo lo spoiler su Instagram e in realtà avevo chiesto se potevo farlo e tutto. Colazione invece spero che sia buona, perché ho fatto, come base c'è banana, latte e fiocchi d'avena, tutto crudo, insomma schiacciato insieme, e poi sopra ci ho messo lo yogurt e la cannella. Allora, il sapore è buono. Il mio problema è che io non vado pazza, lo so, perché per i fiocchi d'avena crudi, tra virgolette, manca qualcosa di un po' crunchy sopra. Eccomi fuori di casa, sono uscita come una pazza, tanto, ripeto, chi se ne. Sono fermata un attimo da Paris Baguette, credo sia la prima volta da quando vivo qua prendo qualcosa da Paris Baguette, perché qua è ovunque. Questo dovrebbe essere tipo un chewy cheese bread. Ora aspetto un po', perché come sempre questi giorni, ve lo ripeto, sono in anticipo. Ovviamente sembrava troppo semplice per essere vero. Mi sono sbagliata, perché l'altra volta sono venuta a registrare qua una cosa, mentre questa volta lo studio è a Yongsan. Per fortuna non è troppo distante e in una mezz'oretta posso arrivarci, però vi giuro, non capisco perché ho questi problemi, perché? Ovviamente ho detto, vabbè, esco dalla metro, corro. Sapete cosa ho fatto? Tutta questa salita. Meno male che adesso è iniziato un'altra persona, perché farò questa cosa e non sarò sola. Sono provata, io ancora Maya. Ciao
Sta registrando l'altra personcina. Io sembro sempre più una pazza. Cioè, la mia idea di mettermi il berretto e avere i capelli semiricetti sotto sembra solo che io abbia preso tantissima acqua. Sono molto spaventata per quando sarà il mio turno, perché lo sapete, io adoro cantare. Cioè, è la mia vita e ok, non l'ho mai fatto in maniera, tra virgolette, professionale. Lo studio, il produttore, la gente che ti ascolta cantare, che poi voi magari non sapete che processo c'è dietro una canzone, ma una sola linea si può ripetere anche per mezz'ora prima che venga bene, con la giusta pronuncia, con la giusta fine, che non ci sia qualche cadenza strana. Poi ovviamente adesso la ragazza che sta dentro non sa neanche benissimo l'inglese, quindi ripete ancora di più proprio per dire bene anche la pronuncia della parola. Quindi è un lavoro lungo. In realtà io dovrò venire qui sia oggi sia domani, e a cantare questa canzone siamo in tre in realtà, quindi ovviamente ci dividiamo i pezzi. Quindi chapeau per chiunque faccia il cantante, devono essere ancora più apprezzati. Sono molto curiosa di scoprire come verrà il prodotto finito, perché abbiamo tre voci molto differenti. Io ad esempio ho fatto tantissime lezioni di canto, lo sapete, per chi mi segue da un po' più di tempo si ricorda anche il provino di X Factor, eccetera. Il modo in cui mi hanno insegnato a cantare, tra virgolette, è molto diverso da come mi stanno facendo cantare ad esempio qui, come ho fatto anche già l'altra volta. Perché a me hanno sempre detto: canta con la voce piena, scandisci bene. E noi abbiamo una calata molto più, che tende a finire molto più in basso, non so come dire, per chiudere, no, la frase. Mentre qua mi fanno chiudere molto più in alto. Mi stanno facendo cantare con tantissima aria, cosa che io appunto non sono abituata a fare. Quindi per me lo sforzo principale è quello. Ok, adesso ci sono 20 minuti che mi separano dalla mia sessione, e quindi mi scaldo un pochino. In realtà mi ha detto di fare questi versi per scaldare appunto piano piano la voce. Avete presente Sharpay Evans? Quando si scaldava la voce faceva... Io così adesso, praticamente, mi sento in questo mood qua. Poi adesso questo è lo studio, lì stanno registrando, qui c'è un altro studio. E qui c'è tutta la saletta, ovviamente cambio scarpe, infatti mi hanno dato la ciabattanza. E come vi ho sempre detto, qua in Corea vi cibano anche quando fate questo tipo di lavori. C'è sempre reparto catering. Questa volta c'era questo, credo sia col Samgyeopsal, questo qua. Mentre questo è quello con l'ovetto magico. Ok. Ok, ovviamente sta piovendo, quanto ci scommettevo tutto. Ragazzi, sta venendo una cosa super figa. Ci sono delle parti che adesso abbiamo riascoltato tutto quanto, dobbiamo aggiustare, specialmente a me, perché ve l'ho detto, dopo un po' si prende il tono ovviamente. Quindi la prima parte mi suona proprio diversa dal resto del mood, che poi ovviamente dopo un po' ho preso, no? Quindi la voglio rifare. Domani appunto abbiamo un'altra giornatina, quindi ok. Contate che sono le 5, dall'una che abbiamo registrato, la terza persona già aveva registrato, quindi abbiamo fatto insomma noi due. Sono molto propositiva, sono sicura al 1000 per 1000 che adorerete questa cosa. Voi la adorerete, io sto adorando perché è la mia fantasy, quindi potete immaginare quando anche me l'hanno proposto, io così occhi a cuoricino. Ora, visto che ci sono, passo a prendere due cose. Tra l'altro questo è l'Emart, dove venivamo sempre io e Ross quando vivevamo a Honde. Ecco le spese, quelle proprio importanti. Ho ripreso le mie tortille, perché niente, tanto ormai è ossessione. Poi questo me l'ha fatto provare Rosalba, e ovviamente mi ha fatto venire una nuova fissa, quindi sono dovuta andarlo a comprare. Poi ho finalmente preso queste qua, le rice cake fatte così, da mangiare appunto insieme a questo, che ho scoperto che costa pochissimo. Veniva 1000 won, che sono forse 70 centesimi. Poi ho preso la verda, o il cavolo, come lo chiamate. E fine. Infatti con questo adesso mi ci faccio una bella soupette, una bella soupettine. Sto preparando la cena. Ami anche ha già mangiato. Poi adesso usciamo. Sì, lo sai, però mi sto provando psicologicamente, perché fuori è bagnato, si sporcherà tutto, sarà un disastro. Dopo dovremo fare una bella asciugatura suprema. Nel mentre sto guardando Franchino, no ragazzi, io lo amo Franchino, top. Alla fine appunto ci ho messo le carote, ci ho messo la verza barra cavolo, come lo diciate, ovviamente cipolla, che ve lo dico a fare, ci ho messo un po' di pak choi che mi era rimasto, e anche i funghetti questi qua, enoki.
così poi lo lascio un po' raffreddare e dopo mi cibo. Anche perché il mio nuovo goal sarà quello di finire le cose con il frigo, perché ho scoperto che qui in Corea non usano i pesticidi, il che è buono per la frutta e la verdura, però ovviamente questo comporta il fatto che la frutta e la verdura va a male più velocemente. Io l'avevo notata sta cosa, dico, ma che succede? Ho fatto una ricerca e bam! Non ci avevo pensato a sta cosa effettivamente. Buona a sapersi, perché comunque è meglio. Quindi appunto, nuova cosa, finire tutto quello che ho nel frigo, dopodiché riandare a fare la spesa. A parte insomma poi le cose che finiscono, ok? Però sapete, no, io vado ogni volta, faccio queste mega spesone. Beh ragazzi, questa è la fine. Purtroppo ho scoperto che su Disney Plus c'è Glee. Dovete sapere che sul mio telefono ho una playlist con le canzoni di Glee, perché io le canto dopo anni. Superato il trauma che metà del cast sia deceduto purtroppo, è tutto fantastico, meraviglioso. Poi a una certa andrò a dormire e ci rivedremo domani con un'altra bella sessione di canto, così mi scaldo anche un po' la voce, vedi? Ah. Ovviamente stamattina piove, ma almeno ha un aspetto decente. Tra l'altro oggi ho cambiato fondo cushion, perché lo sapete io uso sempre quello mio preferito di Johnson Moore. Oggi ne ho usato uno di Clio, poi vi faccio vedere a fine giornata se mi piace. E ho utilizzato un metodo differente per applicarlo e settare tutta la base, quindi anche lì poi vi dirò nel caso mi dovesse piacere. Oh niente, sono attaccata a finestra, non c'è comunque luce, questo è il massimo della luce. Anche perché per questo progettino appunto che stiamo attuando ci sono anche le riprese. Io mi ero completamente dimenticata, ieri sono andata struccata, orribile scena, con i patch per i brufoletti, vabbè. E niente, allora, adesso tra un po' devo andare a prendere il bus. Oggi non ho intenzione di sbagliare indirizzo, ho ricontrollato tipo 20 volte. Vabbè, ieri insomma è stato così, una defiance. Guardate, oggi abbiamo cambiato studio, questo è bellissimo. Dopo vi faccio vedere la sala incisione, qui invece stanno lavorando, bla bla bla. Questa è la saletta, guardate che bella qua dentro. Microfonino. Sehun, say hi. Hi. Ciao, ciao. Ciao. Stiamo provando la parte più difficile e la devo rifare 26 volte. Oddio, lui è troppo carino, vi giuro. Mi sento male. Mi sento male pure che qua sono bionda e qua sono rossa, però vabbè. Questa è la mia visuale. Eccola qua. Safira sta facendo la mia parte doppiata, perché io non riesco a doppiare la mia stessa parte, vi rendete conto? Mi dici di fare una cosa, poi sento in cuffia e mi viene da cantare quello che sento in cuffia. Giustamente, è difficilissimo fare le armonizzazioni. Comunque penso si noti, sta nevicando ancora una volta. Io avevo chiesto di vederne una, ma a quanto pare tutto marzo mi devo subire anche le nevicate. Eccomi qua, sono appena tornata a casa, mi sono giusto lavata le mani, mi sono un attimo tirata sui capelli e ho fatto le coccoline a signorami, che adesso si è rivolta tutto così, non hai neanche mangiato. Io dovete sapere che gli do la pappa quando sta con me, ai suoi orari, non la mangi, te la tolgo, la mangi bene. Stamattina mi sentivo particolarmente buona, quindi io l'ho lasciata, ma non è servito a niente perché non hai mangiucchiato, è vero? Eccola la fochina. Di mamma, saluta col piede perché con la mano non è abbastanza. Tanto ora mangia, perché quando ci sto io poi mangio. Poi aspettiamo che spiove un po', così lo porto fuori. Parliamo di cose serie. Stamattina vi avevo detto se mi piace il risultato della base, perché comunque io adesso sono... Il telefono giustamente ce l'ho di là. Contate, sono le 9:30 adesso di sera. Abbiamo fatto tardino alla fine, devo essere onesta, ma adesso vi racconto. Io mi sono truccata verso le 11, quindi non lo so, fate voi i calcoli, 10 ore. Questo è il risultato della base. Lucida, perché vabbè, un po' lucidina, però lo sapete, qua questo effetto ha tantissimo e il fatto è che non l'ho neanche settata. Però, cioè, guardate, ancora bello, non appiccica, non ve lo trovate sulle mani. E ho usato questo cushion qui di Clio, il Kill Cover Glow Cushion. Colorazione credo sia questa, 2 BP. L'avevo preso tanto tempo fa, poi per me era diventato un po' non troppo sheer, quindi effetto un po' seconda pelle. Però per l'estate non era particolarmente giusto. Però adesso devo dire che è molto carino ed è uno di quelli con la... con l'applicatore a retina, vedete? Quindi vi dicevo, non l'ho settato. Ecco perché anche voi vedete magari in giro le coreane che se lo ripassano e se lo ripassano senza fare i pastrocchi, perché ovviamente se lo settate fate la pappa. Se non lo settate rimane crema e potete poi ritamponare sopra. La cosa bella è che ho messo il blush liquido, quello di Shein tra l'altro, sopra
Per poi fissare il blush con la spugnetta, ragazzi, non il pennello, con la spugnetta, ho applicato il blush in polvere e in questa parte qui del contorno occhi ho settato prima con la cipria un po' normale perché sennò a me mi va qua nella pieghetta. E poi, segreto del segreto, vedete questo ombrettino tipo lilletto molto chiaro, quasi rosino, cipria, così? L'ho usato anche per settare questa zona qui. Quindi vi sfuma il blush, vi setta anche il contorno occhi e nel contempo riprende il colore dell'ombretto. Una figata questo metodino. Quindi metodo approvato, devo dire, anche il cushion rivalutato, vedete come poi cambiano con le stagioni le cose. Comunque, vi racconto un po', abbiamo fatto tardissimo perché poi è arrivata l'altra ragazza che deve registrare con me. Per la mia parte io ci ho messo un'oretta. In realtà sono molto fiera perché non è il mio lavoro. Io non l'ho mai fatta questa cosa della registrazione, non ho mai avuto nessuno che mi desse indicazioni perché, ripeto, io non canto come canterei, ma mi dicono un certo modo di cantare per adattarlo al mood, alla canzone e tutte cose, giustamente. Però sono molto 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 soddisfatta del lavoro che ho fatto proprio in primis. Mi è piaciuta tantissimo come esperienza, spero proprio di rifarla. È fighissimo sentire la tua voce in cuffia, fare anche poi tutte le doppie voci e la parte bassa e il dubbing, appunto, che sarebbe la doppiatura per il destra e sinistra. Quindi sono tutte cose fighissime. Poi, ragazzi, c'è il dietro, c'è un mondo. Abbiamo cenato, però contate che mi hanno fatto cena alle 6:30 di sera. Io questa cosa non, purtroppo non la, cioè, mi posso abituare quanto vi pare alle cose, ma a cenare a quest'ora proprio non ci riesco. Ma più che altro perché se uno andasse a dormire alle 9, vabbè, pure si può fare, ma io da dormire alle 2, alle 3, alle 4 di mattina quando sono pazza, quindi capisci bene che me ne faccio altre 3 decine se ogni volta devo mangiare alle 5 del pomeriggio. Quindi penso che adesso mi mangerò un po' della minestrina che mi ero fatta ieri per integrare un po' di verdure. Come era scontato, il signore ha mangiato, ha fatto un disastro, ma ha mangiato. Io qua mi sono preparata la zuppettina, ci ho messo appunto le rice cake, queste così, e devo dire che perfetta. E no spoiler, ma sto guardando una nuova puntata di Love is Blind.